ogni tanto, no, mi ferma qualcuno per strada e mi dice: oh, ma ti seguo negli spettacoli, no, nei video, in me, ma non parli più come una volta della politica locale. Perché una volta, in effetti, però la mia risposta è: ma una volta ero solo io a ironizzare sulla politica locale, ora con questi social network c'è Facebook e tutti ironizzano sulla politica locale, cioè qualsiasi cosa, ora no, che so, le ciostre, beh, è una scelta, no, hanno messo, oh, sapete, no, una cosa mia. Si può parlare, cioè sono le ciostre, quelle che vengono dalla moda della Civita, sono venute per il periodo natalizio, quindi dall'occhio, hanno sbagliato un mese, vabbè. Ma secondo me è una scelta politica strategica e geniale. No, c'è uno studio. Loro hanno detto. Facciamo la verità. Cioè, Itri, geograficamente parlando, è in mezzo ad altri paesi un po' più grossi, anche un po' più potenti economicamente, che si possono permettere cose un po' più, no? Più, e tu non riesci a stare dietro, non puoi fare paragoni. È come andare in una spiaggia nudisti e accanto a te c'è Rocco Siffredi. Voglio dire, ti puoi mettere in posizione o no? Cioè, capito? Non... Vabbè, ho preso l'idea. Quindi, loro che hanno detto, cioè, l'astuzia, dice, no, dobbiamo spiazzare i cittadini. Non dobbiamo fargli capire in che periodo stiamo vivendo. Allora, lasci qua. Le ciostre della Madonna, a Pasqua che tutti stanno a mettere le colombe, le guine, le uova, noi facciamo il presepe di niente. Lascia fare, capito? A Ferragosto, pista di pattinaggio, il Venerdì Santo lo spostiamo al primo maggio e alla Madonna della Civita il concerto di Zamponi conducente dalle stelle. E gli chiamiamo Clementino che di Zamponi se fumo pure quello. Mi piace sempre andare a ricercare le notizie che riguardano Itri e soprattutto io leggo anche i commenti, mi piace andare lì a vedere tutti i commenti, no? Pezzetti. Io lo assumo, la signora come spalla. No, ad esempio, quando hanno arrestato qualche tempo fa, anzi poi si può parlare di tutto, hanno arrestato quel cordiale turista in una villa lì, com'era? Capodanno, era in vacanza qui. Vabbè, qualcuno che non lo sa chi è placcando, ma chi è? Che informato? Hanno arrestato! Acquavante! Eh? Vicino a Acquavante! Vicino a Acquavante, sì, io sposo! Alla stazione! Quando ce ne stavo? Vabbè, in piena notte! Sono arrivati lì il numero investigativo di Napoli, quelli cacciatori di Calabria. Io pensavo quando ho letto che ero lui di Itri di cacciatori. Invece sono quelli. I commenti sotto sono stati, sono arrivati da Napoli a arrestarlo perché i carabinieri che stavano a guardare. Allora, ora io lungi da me da difendere le forze dell'ordine di Itri, perché per carità si difendono da solo. Ma per fare alcune cose ci vuole la preparazione, diciamo, no? Perché ora, come immaginate, insomma, i nostri carabinieri, le nostre vigilesse, l'attività più faticosa dell'anno, diciamo, è la processione della Madonna della Civita, che si suda tutto. Ora, all'improvviso, queste vigilesse di margini, stanotte andate lì, fate questo controllo in questa villa, pare che ci si nasconde uno, ma non so, tranquilla. Deve scontare 10 anni di reclusione, scappare. Io me ne immagino proprio la scena, quando arrivano la notte di gesso con la macchina, dire, suonano il campanello, cioè, sì, no, cercavo il signor capoclan. No, per disturbare, che ha parcheggiato la macchina un po' male. No, sarebbero 37 euro, sarebbero investimenti.
sì, se paga in 5 giorni sono 35, però è meglio che la sposta. No, questo per dire che ogni azione è corrisponde alla giusta preparazione, ma in tutti i campi questo, cioè è come se uno fa l'avvocato per 30 anni e poi dici tu domani fai il sindaco. Voglio dire, l'esempio questo. No, l'esempio così. Dov'è il sindaco? Perché non c'è? Poi ci sono le telecamere, questo lo pubblichiamo, il sindaco in questi eventi ci deve essere. Vabbè, scherzo, però no, a parte gli scherzi, se stiamo parlando ormai là davanti, perché non parlo mai della politica locale, non scherzo più, perché c'è già l'opposizione che lo fa, cioè i video di Osvaldo li guardate, Osvaldo non c'è neanche lui. No, perché non so se posso, ora non mi vado, non mi parlare male, perché dopo quello che è successo in questi giorni, non so se... Vabbè, non so se si può dire, non so, no. Allora, se c'era lui può chiedere il permesso, nelle cose private... No, vabbè, ormai, sì, sì, parliamo. Era in casa, con i parenti, come tutti, dopo l'hanno mangiato, si mettono lì a giocare a tombola, io con le anziane, tutti quanti, giocate. A un certo punto non ha cominciato una storia, non la finiva più. Diceva che chi chiama il tabellone che mette i numeri non può fare tombola, c'è un palese conflitto di interesse. Ha fatto l'altro lì. Dice, ma come io prendo il numero, lo posiziono e poi dichiaro tombola, cioè me la canto e me la suono. Un casino, tutta la sezione anziana, abbiamo sempre fatto così. Allora si copre sempre. Gli amici degli amici, non la finiva più, se n'è andato, andate alla villetta, fate il video. Guarda adesso c'è la storia della casa mia, l'ennesima figuraccia, lui si vuole continuare a stare con piede nella scarpa, un piede nell'altro, così, cos'è? Tutto a posto. Però è vera la cosa, che comunque quei video di Osvaldo io ho scoperto delle cose che non sapevo. Cioè, c'ha uno stile un po' Capitan Ventosa. Io me lo immagino un po' lo scopettone che arriva. Me lo immagino che consegna i tapiri, no? C'ha un po' lo stile. Però è vero che questa cosa è perché io, quindi, cioè, c'è da anticiparlo. Tipo quando l'amministrazione ha fatto. No, l'amministrazione, quando si è svolto il concorso, quello a pallone. Prima dell'estate si è fatto un concorso per la... Oddio, che è successo? Signora, sta arrivando o sta andando via? Sta arrivando? Ah, un abbraccio al nipote, santa miseria. Questo è... Siccome era pieno, è la scelta dall'elicottero. Ma senti... Dicevo io, no, ma... Vai, compagna. No, non l'ho vista mai arrivare, giuro, si è un rumore, mi sono citato e c'è una signora lì, dico, dove cazzo è arrivata? Torniamo a noi. Si è svolto il concorso degli assessori stagionali, cos'era lì? A vigili stagionali, siamo assessori. Poi fanno il concorso pubblico, no? Era vigili. Vabbè. Poi è successo qualcosa che non andava nella procedura, quindi Osvaldo ha fatto un video, poi il sindaco però è intervenuto, ha bloccato tutto e vabbè. E quindi qualcuno dice, ma se Osvaldo faceva il video, lo bloccavano o lo bloccavano? Cioè, capito? Quindi l'amministrazione fa di portavoce, che sei l'unica presenza, se dovete anticipare, cioè, quindi firmate la delibera e subito su Facebook pubblicare, abbiamo firmato la delibera, ve lo diciamo subito, prima che Osvaldo raggiunga la villetta. Ci siamo, andiamo avanti, ho parlato abbastanza della politica locale, dai, può bastare. Per un po' può bastare, ora vi lascio lavorare ancora un po' e poi facciamo un altro riassunto. No, scherzo, non è facile, io capisco che non è facile, perché lavorare in silenzio però fa vedere anche che si sta facendo qualcosa e quindi sta lì su Facebook, scrive, per carità, non metto in dubbio. Andiamo avanti.